Hashtag noi amiamo gli animali. Ormai il periodo più magico dell'anno è alle porte. Tutti abbiamo già cominciato ad aprire le caselline del calendario dell'avvento sotto gli occhi attenti e interessati dei nostri amici a quattro zampe. Ma ricordiamoci sempre di sfruttare i famosi occhi anche dietro le spalle durante questo periodo, perché per i nostri piccoli amici i pericoli delle feste sono numerosi e dietro l'angolo, soprattutto visto quanto sono curiosi. Per trascorrere in tranquillità il Natale ed evitare pericoli per il cane, è necessario mettere in sicurezza la casa e prendere i dovuti accorgimenti. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo insieme 5 potenziali pericoli delle feste per il vostro amico a quattro zampe. Tutti sappiamo quanto il nostro fedele amico, e non solo lui, è terrorizzato da fuochi d'artificio, spari e botti. Purtroppo sappiamo anche che a Capodanno certi rumori per lui molto fastidiosi sono inevitabili. Cosa fare allora? Tienilo al sicuro in casa e non lasciarlo da solo fuori. E se puoi, cerca di minimizzare il rumore con musica o televisione, così da renderlo più tranquillo. Ma i potenziali pericoli per Fido non sono solo fuori dalle mura domestiche, anzi, molti si trovano proprio in casa. Il primo fra tutti, neanche a dirlo, è il nostro bellissimo albero addobbato e decorato con tanto amore. La prima cosa alla quale devi stare attento, dunque, è la possibilità che Fido lo scambi per un albero dei giardini e finisca per farci la pipì. Per evitarlo ci sono diversi spray con odori per lui sgradevoli, utili anche per tenerlo lontano dalle decorazioni. Proprio gli addobbi e le lucine sono l'altro pericolo per Fido. Ovviamente appena vedrà una pallina vorrà subito giocarci, d'altronde per lui non vi è differenza con le sue palline di tutti i giorni. Per evitare che questo possa diventare un pericolo, elimina le decorazioni in vetro e plastica e prediligi quelle in feltro, gomma o carta, senza coloranti tossici. Si sa, tutti amiamo vedere il nostro bell'albero con sotto tanti pacchettini realizzati con amore, con nastrini e ogni tipo di decorazione per abbellirli. Ma attenzione, anche Fido li ama. Meglio dunque metterli in sicurezza in posti dove non può raggiungerli, per evitare di trovarsi in giro per casa qualche nastrino e speciali stampini sui pacchetti coi suoi denti. Infine, tutti i nostri amici animali sono molto territoriali, Fido compreso. Bisogna fare quindi attenzione ai segnali di allarme nei suoi atteggiamenti verso gli ospiti che verranno a trovarci nelle feste. Se dovesse dimostrarsi aggressivo, sarà necessario portarlo in un'altra stanza per il bene di tutti. Per questo video è proprio tutto. Se vuoi saperne di più sui pericoli delle feste per Fido, clicca sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo! Vuoi maggiori approfondimenti? Scoprili sempre nel link che trovi qui sotto. Infine, scopri anche gli altri video che abbiamo preparato sulle feste per trascorrerle serenamente da 2 a 4 zampe. E il vostro fedele amico come si comporta sotto le feste? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di Amore a Quattro Zampe. Ciao ciao!